Alla vigilia avevi detto serve testa, c'è stata poca testa, tanto cuore oggi. Sì, guarda, sono stato purtroppo cattivo profeta, ho detto ai ragazzi che la prima cosa su cui dovevamo stare attenti è non prendere gol, neanche a farla apposta, pronti via abbiamo preso un gol che obiettivamente poteva essere assolutamente evitato, abbiamo commesso errori difensivi che penso da quando sono io non ho mai visto, però la tensione era tanta, insomma ci teniamo a fare bene e questo succede quando magari non si riesce a controllare quella tensione perché non abbiamo accorciato bene, soprattutto sul primo e il secondo gol che abbiamo subito, perché poi del resto in fase offensiva e in fase di possesso ci siamo comportati molto molto bene, però insomma il pallone è anche questo. Quanto rammarico c'è anche in considerazione di quegli ultimi 20 minuti all'andata? Sì, il rammarico è tanto, io mi dispiace perché è vero che insomma è importante, ecco, il progetto giovani, però mi dispiace perché credo che con l'Ossese forse per assurdo, nonostante il passivo, dal punto di vista tattico e tecnico ci siamo espressi veramente bene sia all'andata che al ritorno, cioè, ecco, loro hanno trovato delle realizzature, ecco, forse tante volte anche fortuite, non ci credevano nemmeno loro, però purtroppo sia all'andata di presenti con 7 anni dove magari anche l'1-0 poteva essere un buon risultato, i ragazzi hanno continuato a spingere, abbiamo subito quei due gol, purtroppo non è un rimprovero, è soltanto la necessità che questi ragazzi facciano esperienza, va bene, però chiaramente dispiace perché onestamente non credo di dire un'eresia, forse l'Isernia è più forte dell'Ossese. Ora bisogna chiudere bene, benissimo il campionato. Sì, ora ci dobbiamo proiettare sul campionato. Devo dire che questo, cioè, da quando siamo arrivati probabilmente avremmo sottoscritto di fare un quarto di finale di Coppa Italia Nazionale e magari ecco, navigare ancora in corsa per il campionato. La Coppa è una delusione perché per quando nessuno ci credeva, una volta che ci stai dentro, a perdere così comunque è deludente, per cui va smaltito, dobbiamo capire cosa ci dobbiamo portare nel campionato, come minimo dobbiamo raggiungere quella seconda piazza per mantenere inalterato anche la distanza per almeno scongiurare un turno di playoff e poi buttarci nei playoff regionali e nazionali cercando di fare bene così come stiamo facendo.